Siamo al regolamento. Sì, Presidente, credo anche su questo abbia chiesto la parola l'onorevole Bonanno. Se non ho inteso male, ci sono stati dai banchi dei colleghi dei 5 Stelle, durante la risposta del Ministro Alfano, diversi commenti, tra cui, se ho ascoltato bene, capace che io mi sia sbagliato, la parola bombardiamolo. Ecco, signora Presidente, se così fosse, è di tutta evidenza che noi siamo in quest'Aula, in un'istituzione democratica, che rappresenta i cittadini. Abbiamo testé terminato un question time dove il Ministro degli Interni su diversi episodi è intervenuto raccomandando, diciamo, al confronto civile e democratico, non solo di fronte a fatti violenti, ma anche a parole violente. Allora, signora Presidente, l'articolo 8 parla chiaro. Io mi richiamo a questo anche in forza del fatto che intervenivo per richiamo al regolamento perché ritengo prioritario rispetto anche al sollecito, seppur importante, di qualsiasi atto di sindacato ispettivo, un elemento di convivenza civile tra noi in quest'Aula. Parole di questo genere non si pronunciano in quest'Aula. Io credo che sia dovere delle forze politiche e, se me lo consente, anche della Presidenza, qualora questo corrisponda a verità e qualora la Presidenza ne venga a conoscenza, ma insomma questo sembra essere stato uno dei commenti che si sono rivolti all'indirizzo, diciamo, del Ministro degli Interni in merito alla questione che noi conosciamo, una questione difficile che proprio la risposta del Ministro degli Interni ci conferma essere questione e i fatti che abbiamo visto all'attenzione degli organi investigativi, della polizia, delle cronache quotidiane. L'intervento del collega Costa è passato anche attraverso i fatti spiacevoli, allarmanti, preoccupanti che sono intervenuti su questa questione di grande rilievo anche dal punto di vista non solo economico, sociale, delle infrastrutture, ma anche della sicurezza del Paese. Io credo, Presidente, che da questo punto di vista ci sia da condannare in maniera netta, ferma, un atteggiamento evidentemente superficiale da parte di colleghi che credono che le parole non abbiano importanza. Io credo, Presidente, che le parole abbiano un peso, un'importanza e che quando sono così gravi vadano censurate con assoluta fermezza da parte, per quello che ci riguarda, delle forze politiche e credo anche di coloro che a livello istituzionale hanno la facoltà di avere la responsabilità di tutelare la civiltà e il confronto democratico in questo Paese e anche in questo ramo del Parlamento. Grazie. Grazie onorevole Baldelli. Non so se il deputato Bonanno voleva intervenire sullo stesso argomento, io invece vorrei, se non c'è nulla di aggiungere di nuovo. Vorrei però, scusa, prima di dare la parola all'onorevole Bonanno, vorrei dire che la Presidenza non ha udito ovviamente le parole che lei ha ricordato e qualora lo avesse fatto avremmo indubbiamente richiamato coloro che se ne sono resi protagonisti ad un linguaggio più consono. Condivido totalmente le parole dette dal deputato Baldelli. E invito tutti, anche nel prosieguo di questo scambio, prima della chiusura della seduta, ad usare toni e argomenti appropriati a questa discussione. Abbiamo ascoltato molte risposte da parte del governo su temi molto delicati, tutti, e credo che sia buona norma che si condivida o meno la risposta di chi in quel momento rappresenta il governo, è bene che si ascolti e che si esprima eventualmente un dissenso in forme comunque civili. Io adesso do la parola all'onorevole Buonanno, poi me lo chiedono delle persone che non vedo perché da qua non riesco a vedere i nomi. Adesso mi faccio dire. Prego. Sì, signor Presidente, volevo confermare che io ho sentito benissimo che ha detto bombardiamolo e poi successivamente, quando parlava il collega Baldelli, qualche componente dei 5 Stelle ha detto ma era in senso ironico. Allora, secondo me di ironico non c'è nulla. Ho chiesto la verbalizzazione di quello che ho sentito perché a forza di dire queste cose è successo qualcosa qua fuori e succede qualcosa se succede qualcosa nei cantieri della TAV, ci sono esponenti politici lontano da me come idee politiche che non riescono neanche a parlare perché ci sono dei delinquenti criminali che dovrebbero stare in galera e non avere 200 e passa Sì, poliziotti e tutti i giorni che il suo paghiamo con le intervento tasse. aiuta moltissimo in No, questo momento vabbè, il a suo intervento calmare gli va animi, benissimo, onorevole posso dire quello Buonanno, che penso o guardi. no?
Penso di non essere stata chiara, allora, guardate, io sto da... no, un momento, ho capito il concetto e ho detto che condivido la sua opinione per quanto riguarda l'uso di parole che da questa postazione noi non abbiamo udito. Ho condiviso l'accento e la sottolineatura del deputato Baldelli. Però vi prego, siccome state aumentando di numero, vi prego di chiudere qua questo dibattito, perché noi abbiamo tutti inteso. Ci sono state risposte che hanno sollecitato umori diversi da una parte e dall'altra dell'emiciclo. Bisogna ascoltare educatamente, evitare commenti, certamente evitare commenti che possano evocare comportamenti qua dentro e fuori non compatibili con il dibattito. Non stiamo soffocando il problema, onorevole Buonanno. No, no. Ecco, appunto, per favore, lei non ha la parola. Deputato Buonanno, lei non ha la parola. La Presidenza si è già pronunciata sulla opinione espressa, condividendola, dal deputato Baldelli. Chiedo se è possibile di chiudere qui questo confronto. Bene, ha chiesto di